Bene, bentrovati. Siamo al terzo appuntamento di un ciclo di incontri che abbiamo chiamato Conversazioni con, che ha lo scopo di così scoprire attraverso quattro chiacchiere con persone che hanno avuto esperienze interessanti, scoprire qualcosa di utile da portarci a casa. Questa sera è con noi Elio Pigato, un ex manager e anche direttore generale, poi vedremo tante altre cose, attualmente in pensione, felicemente, so che non vede l'ora di intraprendere qualche viaggio, qualche cosa, perché non gli piace star fermo, giusto? Di origine veneta, però poi ha viaggiato in tutto il mondo, quindi con varie influenze anche linguistiche, no? Poi vedremo come imparate l'inglese. Ecco, il sottotitolo che abbiamo dato a questo incontro l'ho pensato proprio quando ci siamo parlati l'ultima volta. Il sottotitolo recita come ho recitato la parte del manager, perché hai voluto sottolineare che tu non sei un manager, hai fatto un manager. Ecco, puoi spiegare questa precisazione? Sì, nel senso che le professioni non sono un'essenza. Allora, sì, cioè uno può essere un avvocato, cioè fa l'avvocato, ma non è vestito di uno spirito avvocatesco. E sono anche poi tutte professioni in movimento, che maturano attraverso l'esperienza e attraverso l'influenza dei fattori che determinano l'esistenza delle aziende stesse. Cioè, ecco, io poi sono anche un po', potrei dire, anche un po' manager per caso, no? Sempre, nel senso che non ho fatto niente per diventare, ma nelle scuole né ho avuto aspirazioni particolari. È successo, ecco. Allora, perché tu hai cominciato, diciamo, mi sembra un'azienda significativa, l'Anne Rossi, sì. Vicenza, che è la provincia dove sei nata, tra l'altro, poi Marzotto, eccetera. E lì mi parlavi di successi e delusioni che hai avuto già in quella fase. In particolare mi dicevi che sei stato il più giovane dirigente della Marzotto. Sì, e forse uno dei più giovani d'Italia, anche facendo riferimento che avevo 29 anni. Quindi, a quei tempi? A quei tempi, veramente giovane. Sì, sì. E lì com'è andata con la Nanni Rossi e la Marzotto? Beh, diciamo che no, ecco, il fatto più significativo che mi è successo è anche il fatto che ha determinato poi il mio profondissimo interesse poi anche per le teorie, per le esperienze, per gli studi sulla managerialità, realtà, sulla consulenza direzionale, per esempio, perché ho fatto anche quello. Allora è successo che ero alla Marzotto, nello stabilimento, uno stabilimento importante che avevano nel sud, ed eravamo un'equipe verticale, cioè dal direttore straordinaria, e per un certo periodo abbiamo ottenuto una produttività assoluta superiore a quella degli stabilimenti del nord, e questo l'abbiamo fatto molto corto. Dopo, cioè, riflettendo, questo ha determinato poi la mia assunzione da parte della Cruzzano, perché loro avevano messo un inserto sul giornale, cercavano ingegneri, perfetta conoscenza dell'inglese, io non sono ingegnere e non sapevo l'inglese. E allora mi domando com'è, sono andato a un colloquio a Milano solo perché mi rimborsavano la spesa e era nato un mio nipotino a Bergamo di mio fratello che faceva il dirigente peraltro. E allora sono andato senza neanche pensare minimamente alla possibilità di venire assunto, e invece ho fatto 2 giorni di test, colloqui, eccetera, e mi hanno assunto. Però c'era una riserva, mi hanno fatto tribolare per 3 mesi perché avevano fatto una consulenza alla Marzotto e per contratto non potevano assumere dipendenti della Marzotto. Io non c'entravo per niente con la loro consulenza. E ho dovuto fare il diavolo a quattro per farmi dare nulla osta.
Poi mi sono accorto che quello che non voleva che andassi via era il direttore generale, che quando sono partito, quando sono andato a salutarlo, piangeva. E allora, ma non sapevo l'inglese, non ero ingegnere. Allora penso che ha determinato questa assunzione il fatto del risultato che avevamo ottenuto a Salerno. Cioè, dove mi ero attivato, per esempio, tanto per fare un piccolo, ero un impiegatuccio qualsiasi, però avevo un ruolo molto importante perché ero responsabile dell'organizzazione, dell'impiegamento, di formazione. Sì, e come operaio specializzato lì, però sempre in ufficio, sempre in un ufficio prestigioso anche. E allora, a quel punto ho ottenuto questo nulla osta per andare, allora, cioè, penso che questo abbia determinato il fatto della mia assunzione, che loro conoscevano l'azienda. E mi hanno mandato a Leeds, a una scuola speciale, istituto OSPET, in 50 giorni ho imparato l'inglese. L'ho imparato al punto per cui sono andato in America immediatamente dopo e frequentavo dei corsi insieme con dei colleghi americani. Torniamo indietro alla Marzotto, lì hai conosciuto Angelo Zegna? No. Ho fatto il consulente di Angelo Zegnano. Sì, ma l'hai conosciuto. Sì, no, ecco, vorrei sottolineare un fatto, no? Quando, ai tempi in cui facevo l'impiegatuccio, mi ero iscritto a un corso che facevano l'Istituto Italiano delle Professioni Nuove e poi un corso di a Bologna, però non avevo neanche i mezzi per andare, perché facevano di domenica, di sabato, eccetera. Quindi ho seguito un po', però ancora tutte le dispense che venivano fatte con ciclostile. Quindi tutte, in Italia non esisteva una rivista di management, di organizzazione, non esisteva nessuna scuola di management, di organizzazione, e fra parentesi oggi ne abbiamo due come il Congo, quando la Spagna ne ha 11, tanto per dire, no? Quindi, perché siamo sempre all'avanguardia. Quindi questo, il gap di questo, cioè, allora io, per esempio, per conto mio, mi sono abbonato a Home Technique, che era francese, perché il francese lo maneggiavo molto bene già allora, e mi compravo i libri, cioè studiavo queste cose che non mi riguardavano direttamente, però andavo sempre un po' più in là. Ecco, questa è stata la cosa più importante. Okay. Torniamo a Zegna, perché tu mi hai raccontato questo simpatico. Sì, questo è un discorso, cioè facevo il consulente da Zegna. Avevamo un progetto che doveva durare 2 mesi e dopo 14 mesi mi trovavo ancora lì perché lui mi sopportava ad personam. Cioè aveva rotto i contatti con la società in qualche modo, però mi sopportava ad persona. E una volta, ecco, questo per sottolineare, il gestire il ruolo. In termini, come dire, anche di fermezza, eccetera, no? Allora io disprezzo con tutta l'anima quelli che si arrabbiano con i subalterni, però altrettanto con quelli che, gli yes men, che dicono sempre di sì. Allora quella volta è stato bello, perché bello, a un certo punto ci siamo messi a discutere e mi è venuto un atto di genio, perché lo facevo recitando, cioè non con convinzione profonda, perché io non ho il carattere per fare quello. Ho battuto il pugno e ho detto: lei è qui perché è figlio di suo padre che era un imprenditore, io sono figlio di un operaio e sono qui. E da quella volta, quando mi vedeva, mi faceva come fossi un figlio. Sì, hai usato, come ne abbiamo parlato, essere se stessi, sì, come formula proprio. Sì, c'è una sempre seguito. Sì, quando parliamo di management c'è anche una questione morale profonda, cioè sono manager o yes man, o sono servi del padrone, o sono cani da guardia del padrone. Anche qui bisogna decidere, no? Decidere, e purtroppo quando mi dicono, sai, sì, però io dovevo abbassare il capo perché altrimenti erano cose amare. Insomma, non ti ha mica ordinato il dottore di fare il manager, è una scelta cosciente, e poi sempre fare qualsiasi altro mestiere. Quando lo fai, devi sapere che i tuoi principi ispiratori fondamentali sono innovazione, questo l'ho imparato in America, comporta, è scritto sui libri da 100 anni in America, e sviluppare le persone. Fra i risultati più grossi che mi attribuisco sono che ci sono perlomeno una decina di persone che riconoscono di aver fatto carriera grazie a me. E non perché mi formavi. Sì. Dopo, ecco, quando parliamo di successo, successo. E successo è sempre anche, come dire,
accompagnato da profonde delusioni. Quando si fanno dei progetti che siano ispirati a una grande visione, non si può mai essere soddisfatti di essere arrivati a 30, 40, 50, anche se è molto importante. E in più la cosa che mi ha sempre dato molto, 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 mi ha fatto penare veramente, è stato quando magari per ottenere determinati risultati ho dovuto cozzare contro qualcuno, dispiacere a qualcuno. Per cui io, per esempio, da 16 anni ho deciso di non giocare a calcio, non ho più, perché quando io vinco c'è qualcuno che perde e non mi va bene. Ok. Poi hai avuto anche un'esperienza sempre con il gruppo Eni, che nel frattempo aveva acquisito Mazzotto, eccetera, in Sicilia. Sì. Lì ho imparato la politica della porta aperta e la politica di... ecco, qui c'è tutto un discorso che riguarda i conflitti in azienda. Nelle aziende ci sono conflitti che costano molto più di quello che la gente pensa. Conflitti interfunzionali, cioè fra vendite e produzione, uno vorrebbe un modello unico, quell'altro vorrebbe mille modelli, e poi ci sono quelli interpersonali che sono sempre basati su equivoci e sul fatto di, cioè alle volte noi diventiamo noi stessi allevamenti di rospi, ingoiamo il rospo oggi, domani, dopodomani e noi siamo. Allora, io mi ricordo che avevo raggiunto una grossa popolarità, io andavo, per dire, in Sicilia, ero direttore generale, avevo l'ufficio a Roma e avevo tre stabilimenti, uno in Calabria, uno vicino a Napoli, a Nocera, e uno in Sicilia, no? Che una volta ha perso la borsa e l'ha presa l'antimafia perché credevano forse di aver trovato il bandolo della matassa di questi tre stabilimenti proprio in tre zone mafiose. Allora bisogna, cioè, sì, una questione di fermezza, di anche di apertura, grande apertura. Allora io dicevo, c'era uno che veniva a dirmi che loro usano quella roba lì, e guarda che quello sta dicendo, allora dicevo, vieni qui, guarda che questo sta dicendomi che tu hai fatto, quindi affrontare subito. Sì, ma affrontare subito è anche bussare alla porta alle volte, cioè, e ho trovato, ho avuto dei risultati stupefacenti qualche volta parlando, cioè invece di stare lì, dico, ma scusa, lei ce l'ha con me, anche il capo, ce l'ha con me, oppure non vado, è il modo da chiarire sempre, chiarire, quindi trasparenza, che proprio, e noi siamo abituati alle furbizie, a farci le scarpe, e questo riguarda anche il discorso della coerenza tra ruolo e profonda identità, cioè noi, io conosco gente che non sa più neanche chi è, cioè se io vivo, cioè io ho conservato le amicizie della mia infanzia, quelli hanno fatto gli operai, i contadini, ho una grande nostalgia del filò, nella stalla per esempio, no? Cioè ricordo le cose. Allora bisogna anche, sì, come dire, bisognerebbe un po' trovare il modo per dire queste cose nel modo, cioè correttamente diciamo, no? Perché altrimenti non è, la chiarezza, la fermezza, essere coerenti con quello che si fa, quello che si dice, e soprattutto con una grande ispirazione etica, ecco, c'è anche un'etica professionale che non è contraddittoria rispetto, perché in America scrivono adesso che la moralità paga, che alla fine, a lungo termine, prevale l'onestà, la chiarezza, l'impegno vero, cioè i meriti, ecco, quando tutti parlano di meriti, ma purtroppo quelli che parlano di meriti tante volte non lo sono proprio, non sono proprio gli esempi più chiari di stimolo. Senti, prima di andare negli Stati Uniti, torniamo un attimo alla Mazzotto, perché mi raccontavi quella storia dei parcheggi, delle numerazioni. Ah sì, no, ecco, cioè io alla Mazzotto ho avuto l'esperienza fondamentale, perché credo di essere stato il più acuto conoscente anche delle persone di Mazzotto, le lotte, le liti, le lotte fra fratelli, le difficoltà che avevano quando è morto il padre, cioè tutte queste cose qui le ho vissute. Allora, mi ricordo che abbiamo fatto i primi organigrammi, i primi ordini di servizio, la prima, come si dice, la controllo economico di gestione, cioè implementato. Ed era talmente vero questo, per cui non c'era organigramma. Allora sì, l'autorità delle persone si misurava dal numero
di posto che venne il parcheggio. Allora l'uno era Pietro Mazzotto, poi due, il tre, il quattro, per dire, no? E questo è un dato di fatto gravissimo nelle piccole aziende, anche nelle medie, ma anche nelle grandi. Alle volte io sono andato in una fabbrica in Toscana dove ho trovato 3-4 persone che erano convinti di essere i direttori generali, invece comandava il padrone, non solo, ma aveva anche 2-3 figli in azienda, quindi figuriamoci. In questo senso il conoscere quelle che sono al di là del ruolo che uno interpreta nell'azienda, ma conoscere anche cosa c'è dietro la persona, anche certo, sì, i fatti personali ti hanno aiutato? Sì, moltissimo, tuo... moltissimo. Cioè, tanto è vero che anche quando non avevo ruoli di primo piano, quelli di primo piano venivano da me a capire le cose. Per esempio, faccio un esempio, no? Sempre riferito magari ai Mazzotto, non so, c'era il direttore generale che diceva, chiamava il direttore finanziario e diceva: avrei intenzione, possiamo fare una cosa di questo tipo. No, no, mi sembra che Pietro non ci sta. Perché diceva questo? Perché la sera andava a giocare a carte a casa di Pietro. Cioè, e tante volte baravano in questo senso, perché non era neanche... Quindi le difficoltà che ci sono, se non si capiscono, cioè, quali sono i meccanismi che operano veramente nell'azienda. Certamente mai, cioè, l'organigramma di fatto, quello formale, eccetera, sappiamo. E questo è un fatto gravissimo, per cui, per esempio, ho visto in alcune aziende molto importanti che magari un ingegnere molto bravo che faceva ricerca e diventava il numero uno senza esserlo, perché era talmente bravo che influenzava, cioè che aveva carisma, per cui no, tutta l'attenzione dell'azienda si spostava lateralmente invece che da questa parte. L'organizzazione era molto diversa da quella formalizzata dell'organizzazione. Tu hai avuto esperienze sia da consulente ma anche in qualità di utilizzatore della consulenza. Sì. Cosa ne pensi? No, io penso, allora, vedevo questi... ruolo, allora, in Italia abbiamo molto meno società di consulenza e addetti alla consulenza e fatturato di consulenza, molto inferiore alla Spagna, alla Francia, alla Germania, sì, eccetera. Non solo, ma una grossissima fetta di questa consulenza appartiene a gruppi multinazionali, se vogliamo, no? La consulenza, allora, io ho un libro che è portato da America che è scritto Come e quando utilizzare la consulenza nelle aziende. La consulenza, è la consulenza poi proprio l'acquisizione della mentalità specifica del consulente mi ha aiutato moltissimo, perché sono diventato direttore generale a posteriori rispetto a questa esperienza, e quindi mi ha aiutato moltissimo, perché ho imparato a fare proprio criteri analitici ma anche comparazioni. Per esempio, io una delle belle definizioni che ci davamo noi come consulenti erano i medici delle aziende. Allora, dal dottore non si va mica solo quando si ha male, si va anche per vedere se si sta bene. Allora la cosa importante, cioè, si utilizza la consulenza come diagnostica, per esempio con delle ratio, cioè perché la consulenza è superiore, ha delle marce in più? Perché ha la possibilità di comparare le cose rispetto ad altre situazioni, soprattutto a livello internazionale. Ecco perché vanno molto le McKinsey. C'è uno stato da McKinsey, poi diventa il mago Merlino, no? Perché? Perché si impadronisce della specifica cultura manageriale anglosassone, che è una cultura che va studiata. Cioè, adesso qua noi diciamo, per semplificare, la Bocconi. Ecco, che poi non è neanche la Bocconi, perché la Bocconi c'è la SDA Bocconi, che sarebbe la scuola di direzione aziendale, che è anche fisicamente separata, ed è la prima università europea che ha messo all'insegnamento anche il 50% di non accademici. Quindi potrei andare anch'io. A parte che io ho tenuto anche delle letture, li chiamavano in America, sempre sulla consulenza, per esempio. Ecco, per andare negli Stati Uniti hai fatto questo corso intensivo di inglese, sì, giusto, perché era funzionale a questo incarico negli Stati Uniti in inglese. E sei andato dove? La cosa fa? Beh, quando sono arrivato, sono andato ad Atlanta, in Georgia, dove avevamo una specie di scuola che consisteva in 3 mesi di classe, diciamo, e in più c'era un mese poi di esperienza diretta in un'azienda dove loro stavano svolgendo queste cose. E poi ci mandavano, sono stato a Philadelphia,
30-40 posti sono all'Entown. Per esempio, ho fatto un periodo, l'ultimo periodo l'ho fatto a New York, avevamo l'ufficio al 17esimo piano, al 18esimo piano perché non esiste, dell'Empire State Building. Sì, ecco per dire, no? Ma è lì la tua attività in cosa consisteva? Beh, allora diciamo eravamo nel 68, 69, 70, facevamo prevalentemente tempiamento di, cioè inserire queste tecniche nuove che poi erano legate alla contabilità industriale. Ma tu, analitica, operaio italiano che aveva fatto una carriera con per caso, sì, impari l'inglese e vai negli Stati Uniti a insegnare a loro tempo e metodi che li avevano inventati. No, e questo no, no, avevamo una scuola, cioè diciamo che ero forse l'unico, perché eravamo un gruppo internazionale, c'erano dei tedeschi, dei francesi, degli inglesi, e forse ne raccontare tante storie, anche episodi, no? Ho visto delle forme di miseria negli Stati Uniti, o cose, le cose più belle del mondo e le cose anche più brutte del mondo. Qual è la cosa più bella che ti è capitata nella tua vita prossima? Beh, credo che sia questa qui. Questa qui di andare in America, di venire assunto, e solo che è stata accompagnata dal tormento di 3 mesi che veramente ero disperato, perché vedevo l'opportunità e dopo le cose belle sono sempre mescolate, come dicevo prima, perché anche un grosso risultato si è comparato con un modello, io li chiamo i modelli eccelsi. Forse io sono sempre stato accusato di essere un po' sognatore, ma io lo faccio intenzionalmente, cioè io ho dei modelli di riferimento rispetto alla soluzione dei problemi che sono di questa cultura anglosassone, cioè quindi sono verificatissimi, però sono sempre anche molto, poi li invento, li giro, eccetera. Allora, e io so in partenza che per raggiungere quel determinato 100%, cioè che sarebbe già molto, se arrivo al 30-40%, però poi c'è sempre la disillusione, e poi, come dicevo prima, tante volte dover affrontare i problemi con le persone che resistono, ecco, cioè quando diciamo cambiamento, innovazione, tutti lo dicono, ma tutti aspettano che sia qualcun altro che cambia. E per esempio, sia per quanto riguarda la soluzione dei conflitti in azienda, e sì, per quanto riguarda l'inserimento di innovazione, il ruolo del consulente è fondamentale, proprio perché c'è questo ostacolo. Allora, se lo dico io che sono dentro, cioè non conta quasi niente, quando lo dice uno male, che è anche costoso, perché anche questa... Se non è costoso... Se non è costoso... Lo teniamo conto nel parciato. Sì, ma è vero, c'è questo fattore. Algeria, hai fatto una missione. Sì, io ecco, credo sempre con... Allora, io avevo... abbiamo fatto, per esempio, dal punto di vista pratico, ho portato a casa in un paio di mesi, allora, 10 miliardi. Come abbiamo fatto? Siccome per fare la consulenza abbiamo sistemato una fabbrica, ho portato una squadra di 7-8 persone, capi reparto, abbiamo cambiato completamente e rivoluzionato l'azienda. Allora, il problema era la fatturazione, non loro, cioè, era allora veramente, c'era uno sudancio, una vigoria, cioè facevano le cose, c'era l'introduzione della gestione socialista dell'impresa, con i comitati, eccetera. Allora abbiamo provato a fare delle cose, però loro mi avevano scelto, cioè conosciuto e scelto, però dovevano fare gli appel d'offre, cioè appelli di offerta internazionale che andavano avanti per... Allora, per esempio, in quel caso ci siamo accordati, loro ci pagavano tutte le spese di un albergo super, in più viaggi, ancora a casa un pacco di biglietti di aereo, andate, perché qua io, cioè, partivo col biglietto di Marzotto, loro me ne davano uno per essere sicuri che tornavo. E dopo, no, allora voglio dire, abbiamo caricato $1 per ogni metro di tessuto, perché allora hanno, cioè, Marzotto ha venduto migliaia di metri di tessuto sui quali poi ricaricava rispetto al prezzo concordato $1 per la consulenza e il 10% su tutti gli accessori che mandavamo. Quindi, per dire operazioni di questo tipo,
Tanto poi abbiamo fatto, ecco, questo è un discorso, ti conseguiva, il fatto che con Pietro Marzotto io sono stato un po', come dire, il promotore della divisione engineering, cioè vendevamo le fabbriche, prima chiavi in mano e poi prodotto in mano, che vuol dire che abbiamo formato per esempio 300 algerini con problemi colossali per quanto riguardava le donne e l'alcol. Abbiamo mandato giù, abbiamo mandato giù un 200-300 persone per qualche anno, abbiamo acquisito una commessa di tre fabbriche da 1.000 miliardi ciascuna, che non sapevamo neanche come giustificarli, perché abbiamo fatto dei libri raccogliendo i documenti e facciamo pagare 70 milioni all'uno, 70, cioè, per dire delle cose di questo tipo. Però eravamo in concorrenza con i giapponesi, con i cinesi, con i tedeschi, con i russi, con tutti, e secondo me abbiamo perso, da questo punto di vista, come italiani, abbiamo perso delle opportunità incredibili, potevamo diventare i re del mondo, cioè, perché tra l'altro ci rifacevamo sulle spese che abbiamo sui costi che abbiamo sostenuto per acquisire dagli americani le competenze caratteristiche del mondo della consulenza. Prima ci hai raccontato delle cose belle che sono capitate, precisando comunque che nel bello c'è anche le zone d'ombra. C'è stato poi qualcosa di particolarmente negativo? Sì, diciamo che secondo me a partire dagli anni 90 ho visto morire, io la chiamavo, l'ho anche scritto una volta su un documento strategico, la centralità della funzione produttiva. Hanno cominciato a parlare di esternalizzazione, delocalizzazione, e hanno distrutto le aziende, perché le aziende hanno perso l'anima e la ragione di essere, tra l'altro. Perché è vero che per esempio i bot rendevano il 18-20%, quindi diceva De Benedetti una volta, ha detto in quei tempi che non c'è una proposta dei suoi manager che sia più appetibile di un bot. Per dire, no? Poi dopo, allora ho visto crollare questo mondo attraverso queste, e ho visto le aziende sparire una a una, proprio, cioè, è sparito la cultura tecnica o tecnologica e organizzativa, ed ha prevalso la cultura finanziaria, e abbiamo avuto la finanziarizzazione, e vediamo con quali risultati, non tanto solo in Italia, nel mondo. Cioè, questo qua è stato qualcosa che, perché il problema è l'azienda industriale è la cosa che produce ricchezza, come la campagna. I servizi sono ripartire la ricchezza, sono necessari, perché se non c'è la scuola non c'è, cioè abbiamo, ecco, chi parla di produttività, cioè, lo dicono tante volte, ma a sproposito. Cioè, io mi ricordo che avevamo a Vicenza, è stata la prima in Italia che aveva un centro provinciale della produttività, pubblico privato. Ecco un po' questo. E qui bisognerebbe fare anche osservazione su il ruolo giocato dalla Confindustria o in generale, no? Allora, quando eravamo le paghe coreane, il problema era il costo del lavoro, è sempre questo. Poi hanno cominciato a dire che il problema era il costo del denaro. È chiaro che se il denaro è gratis si va un po' meglio. Poi hanno cominciato qui lacci e lacciori, poi hanno parlato della flessibilità. E io dico e rivendico questo fatto, la flessibilità la deve esprimere, ricercare l'azienda, e prodotti nuovi, innovazione di prodotto, innovazione di mercati, di processi, eccetera. Allora, noi avevamo, dopo la guerra avevamo non so quante fabbriche, marche di motociclette, sono sparite tutte. Qui nei frigoriferi avevamo delle aziende, Borghi a Varese aveva il Giro d'Italia che arrivava dentro in fabbrica, la tappa, no? Sono spariti tutti, anzi non sono spariti, semplicemente perché il costo di un frigorifero, cioè il costo del trasporto dal Giappone di un frigorifero è maggiore del costo di produzione. Allora quelli ce li hanno un po' lasciati, però, per dire, no? Quindi questa è stata una grossa delusione che mi ha messo poi un po' fuori gioco, diciamo, volutamente in parte, ma anche perché è successo qualcosa, adesso qui dire delle cose, ma io ero in certi ambienti dove
ho visto delle cose che non usciranno neanche mai, cioè scandalistiche. Quindi non ce le dici? Non posso neanche, cioè, no, ma vorrei dire, io, il presidente dell'ENI che conoscevo io, si è suicidato tanto per fare un ragionamento. Ecco, cioè, voglio dire, ma era proprio il sistema, ma anche nel pubblico e nel privato, erano giochi di bussolotti, scandali, furti, e poi proprio questo ignorare, secondo me, ignorare soprattutto il fattore umano, ma il merito e la competenza, il merito e la competenza. E noi abbiamo avuto espresso, esprimiamo una classe dirigente scarsa, non è la politica, cioè siamo una classe dirigente, cioè non abbiamo una classe, noi siamo un grande popolo, grandi lavoratori, con una classe dirigente che fa pena, ma storicamente questa anche, no? Per concludere, poi vediamo cosa ci suggeriscono loro. Hai detto che secondo te è fondamentale il concetto di autodefinizione, cioè sia riferito a se stessi, sì, che a... Sì, sì, io la chiamo la consapevolezza, no? E questo, cioè, questo credo che sia il fattore, che, come dire, il fattore culturale che è vitale, cioè sapere di essere in un... essere nati in un periodo della storia dell'umanità favoloso, e averlo vissuto come la mia generazione, io abbiamo vissuto il passato, non sentito raccontare il passato, sembra che ci sia la miseria, invece proprio la parte bella, positiva, e abbiamo anche utilizzato il futuro che è stato tutto. Il bagno, le case, l'aeroplano, le vacanze, il telefonino, eccetera. E quella consapevolezza di essere in un universo dove il nostro mondo, ci sono mondi miliardi di volte più grandi del nostro e miliardi di mondi, eccetera. No? Quindi questo, ma anche la consapevolezza storica che riguarda non solo il nostro paese, ma anche gli altri. Cioè, chi c'è? E questa è una cosa un po' difficile. Allora, ecco, sapere chi si è. E quindi anche, secondo me, questo provoca un atteggiamento abbastanza umile, cioè ti concede di rispetto, ma anche di quando dicono, a me dà fastidio quando sento dire che l'universo è curvo, che il Big Bang, sono cose indicibili e incommensurabili e incomprensibili. Allora, incomprensibile non può essere compreso, semplicemente basta chiamare le cose con il loro nome, cioè per dire, no? E quando, tornando lì alla domanda che era, mi pare, sulla consapevolezza, allora, essere consapevoli proprio per non montarsi la testa, per non avere una visione corretta del proprio ruolo e del ruolo di tutti. Però c'è anche, io mi riferivo anche in modo particolare, sono un appassionato delle strategie, no? Michael Porter, questo, quello, quell'altro, e secondo me un'azienda che si definisce, cioè un imprenditore, ma chiunque si definisce, ha già fatto una scelta strategica. Cioè, chi sono io? Allora uno dice, ma io sono partito da falegname, ho fatto una fabbrica, tra parentesi io dovevo venire a fare il direttore generale della Schneider 30 anni fa, ero stato selezionato, dopo ero in contatto con Rino Schneider. Cioè. Allora, sì, come si fa? Cioè io sono uno che, però mi manca l'anima, mi manca il marketing, mi manca l'amministrazione, perché me la fa il commercialista, tutte queste cose qui, no? Ecco, quindi la consapevolezza, l'autodefinizione, sapere anche quali sono poi le proprie risorse, cioè dove voglio andare io, perché voglio andare, perché mi pare bello, e non è sufficiente, no? Cioè altrimenti la vita diventa sempre una gara senza respiro, e allora, cioè quando si fa la guerra bisogna avere perlomeno una certa probabilità di vincere, se no non faccio la guerra, semplicemente, perché si può vivere, voglio dire, anche senza essere manager, no, in fondo. Cioè secondo me è il più bel mestiere del mondo, è un mestiere che, perché ecco, il manager, per esempio, uno dei problemi che abbiamo noi è che nelle macchine amministrative pubbliche manca completamente il concetto di manager. Mi hanno chiesto due volte, in Veneto una volta e una volta nelle Marche, di fare il direttore generale di una, come si chiama, USL, non so come si chiamano, sono andato a vedere e ho detto non è possibile,
perché io avrei avuto, e hanno credo, un contratto privatistico e gli altri hanno il contratto statale, quindi vuol dire che non si può collaborare, no, non si può operare. È come quella volta che non sono andato da Snyder, perché lui mi ha detto io ho 5 società e ho 5 figli e ogni società in mano al figlio, e lui non andava più d'accordo con loro e voleva che fosse uno, ma io dico allora io faccio il prosciutto del panino, perché sopra ho il pane, sotto il pane, cioè sono cose impossibili. Senti una cosa, che consigli daresti oggi a un imprenditore? Un giovane in modo particolare io lo farei assolutamente andare a fare un giro da qualche parte come l'Inghilterra, l'America, dove fra l'altro è facilissimo procurarsi la sopravvivenza facendo lavapiatti, cameriere, quelle cose lì, che poi adesso se raccontassi le storie, io ho trovato degli italiani ad alto livello, ingegneri, roba del genere, che ci sono delle agenzie, no? A New York, mettiamo, ma anche a Los Angeles, a Philadelphia, che ti danno il vestito, la giacca bianca con i bottoni dorati, e ti danno, non so, 100 dollari alla sera, e tu vai su questi party o su questi saloni degli alberghi, eccetera, dove facevano, era la cosa più bella del mondo, perché lo facevano, bevevano e mangiavano gratuitamente quello che volevano. E poi adesso, scusate, qui ci sono delle signore, puntavano su qualche donna magari interessante, ubriacavano il marito e se la... Ecco, per dire, quindi no, ecco, solo per dire che li manderei in America a fare un esperto. No, dico in America, ma anche la Francia forse, cioè in un ambiente diverso, perché possano, perché non è una questione solo di imparare la tecnologia, è uno spirito che pervade una società dove le cose hanno quel nome, hanno quel, cioè ci sono delle cose, ma soprattutto per quanto riguarda le carriere professionali in generale, è completamente diverso. Noi abbiamo tutti questi avvocati, che solo Roma ha due volte gli avvocati di tutta la Francia, cioè vuol dire abbiamo architetti quattro volte quello che hanno gli altri in proporzione, cioè questi, e spendiamo, tanto per dire, i numeri parlano chiaro, noi spendiamo una barca di soldi in consulenza che vengono da là, e in brevetti per esempio, basta guardare le statistiche. E poi l'altra cosa che mi sta un po', questi manager, che io qualcuno di questi li ho anche conosciuto bene, e erano quasi mi pare grado presso poco, e adesso sono proprietari di migliaia di miliardi, non di 100, 200, migliaia. Prendiamo Romiti per esempio, che aveva due figli che ne hanno combinati di tutti i colori, e dentro la, cioè, cosa hanno fatto, come ha fatto, e dopo tutti questi McKinsey, anche questo, cioè questa montatura, che basta parlare bene l'inglese e sapere, io credo che Marchione per esempio non sappia mica tante cose come le, cioè, no, non credo che molti, che tutti abbiano, che tanti abbiano letto i libri che leggo io in generale, libri, a parte la cultura generale, l'interesse per l'arte, per la teologia, per la filosofia, ma anche l'interesse specifico per questa scienza, la chiamo scienza arte manageriale, la scienza dell'organizzazione, anche perché poi mi accorgo che quelli che parlano di queste cose hanno letto l'ultimo libro, però non sanno da dove è partito il discorso, proprio con Fayol, alla fine, ai primi dell'Ottocento, non sanno si potrebbe parlare una giornata sulla consulenza, quando sentito mai parlare di Bedeau per esempio, che è sparito a Miami dopo la guerra perché faceva i consulenti anche a Hitler, cioè, però quello l'ha portato in Italia, un gruppo, ecco, la Fiat è nata, c'era Pirelli, Bruno, Valerio, in 4-5 sono andati, che erano di signorotti, sono andati in America e sono venuti a casa e hanno fatto la Fiat, allora dice facciamo la Fiat tutti insieme. Poi, siccome ci servono le lamiere, loro fanno per le lamiere, l'altro fa le gomme, e sono sempre tanti. E hanno portato avanti il discorso, fino in fondo. Una delle caratteristiche del management italiano è che il 90% dei manager che hanno circolato nei miei tempi venivano per il tessile dalla Marzotto, da Rivetti, dal meccanico, dalla Fiat, dalla Olivetti in particolare. Ecco anche questo, cioè questi limiti grandi, enormi, queste difficoltà enormi, poi anche
imprendere veramente, intraprendere il piccolo mi fa pena, cioè, come dire, è uno che sacrifica la vita. Io avrei avuto l'occasione tante volte proposte per fare, poi intanto qualcuno fa quelle cose lì, però non l'avrei mai fatto. Cioè, secondo me, io potevo andare bene da qui in su, ma da qui arrivare a quel punto vuol dire sacrificare la vita, la domenica, il sabato, eccetera. In più, quando, tornando al discorso della delocalizzazione e della esternalizzazione, il piccolo, il fashionista, il terzista, acquisisce niente, cioè, come dire, niente, ha tutti gli svantaggi dell'imprenditore e tutti gli svantaggi dell'operaio, perché l'operaio impiegato, vuol dire, alla sera va a casa e chiude il giorno, e quell'altro si porta i problemi a letto e anche la domenica, eccetera. E non ha la possibilità, non ha la, come dire, l'autonomia dell'imprenditore, che rischia in proprio e agisce in proprio e decide in proprio, perché è soggetto ai, non ai capricci, comunque alla volontà di imprendere, è sottomesso, ricattato spesso, no? Cioè, dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista dei compensi, eccetera. Quindi è una situazione che va risolta. Anche il modello sarebbe quello di fare dei consorzi, di fare delle acquisizioni, dove io ho fatto queste cose, le ho fatte anche con un certo successo, cioè, per esempio, 5-6 imprenditori che sono bravissimi a fare le cose, facciamo un consorzio commerciale. Allora tu a casa tua fai sempre quello che hai sempre fatto, però il consorzio ti garantisce il prodotto, cioè le quantità, le vendite e così via. E tu lì fai tutto quello che vuoi, sei padrone. Però quando vieni qui a Udine, dove abbiamo l'ufficio di questo consorzio, io li obbligavo a cambiare il vestito, non potevano venire con la tuta, dovevano cambiarsi, perché tu diventi agnelli, cioè devi assumere un vestito diverso, agire, cioè, perché agire nel ruolo è come un attore. Ecco, quando dicevo rapporto a Prato, l'attore recita il ruolo al meglio, però l'attore è necessariamente sensibile, è necessariamente colto, in modo da capire, di inquadrare il ruolo e trasmettere al meglio quello che il ruolo rappresenta. Bene. Interessante. C'è qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda? Qualche aneddoto trasversale? Io vorrei chiedere al signor Aurelio, io come giovane, sapendo che trovo sul mercato delle ditte, delle aziende molto piccole, medio piccole, quindi 15, 20, 30 operai massimo, come potrei appunto pensare ad una management, cioè arrivare a essere, come dire, utile a queste aziende? Abbiamo detto, cioè, utile in ogni caso se sei competente, cioè, hanno bisogno di tutto, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista anche del controllo economico di gestione, cioè controlli veri, cioè, fa qualsiasi, gestire il personale, eccetera. Normalmente le piccole aziende, per esempio, si fanno gestire il personale dall'associazione degli artigiani, eccetera, che ne combinano, che lì potrei raccontare più di tutti i colori, perché sono sempre, cioè, più facile che pregano l'imprenditore che non opera, perché sono si mettono d'accordo facilmente e così via. Quindi, però il problema è proprio quello di trovare, c'è un problema che ho affrontato anche lì, no? Sono tanti problemi. Allora, uno è tentare di definire attraverso parametri corretti le dimensioni di un'azienda. Qual è l'azienda? Piccola, grande, media? Io ho visto, per esempio, è stata la moda degli esuberi. Allora, nello stesso settore, e tante volte nella stessa compagnia, dove c'erano 80 persone, c'erano il 30% degli esuberi, come dove ce n'erano 5.000, dove ce n'erano 1.000. Cosa vuol dire? Cioè, tanto per, qui bisogna fare un discorso lungo. Però, le dimensioni, ecco, per esempio, una cosa che si usa dire poco, l'economia di scala. Se noi facciamo questi consorzi, queste cose, realizziamo delle economie di scala, ma che sono più importanti ancora è accedere a determinate strutture che sono determinanti. La piccola azienda non può avere, cioè, quali sono le aziende qui nel Friuli che hanno un ufficio, un servizio, qualcosa che si chiama ricerca e sviluppo?
trovatevi un tanto per fare un ragionamento, no? Ed è una funzione che deve essere permanente. Quando noi abbiamo, ecco, chi ha vissuto in qualsiasi azienda sa che ogni tanto c'era la riorganizzazione, rimetodizzazione, la crisi, allora bisogna far fuori un po' di gente e ricapitalizzare le cose. Però se noi abbiamo, gestiamo dinamicamente l'azienda, giorno per giorno, sapendo quello che succede e provvedendo di giorno in giorno e di volta in volta alle necessità. Cioè, non una volta ogni tanto, cioè il prodotto evolve. Cioè, se quando parlavo prima di flessibilità delle aziende, non è mica... Adesso io ho degli esempi, per esempio ad Amaro, uno che faceva, non so che cavolo, adesso fa gli stampi per una fabbrica, più su un paesetto della Carnia, fa gli stampi per un'azienda importante che fa i fanali, per esempio per la Fiat e roba del genere, non so. Quindi la riconversione, no? Cioè, se io ho 10 persone qui dentro, allora posso fare, sto facendo qualcosa, sedie, non vanno più le sedie, faccio tavoli, ma non fa, cioè individuo i trend negativi, capisco che le cose non possono andare avanti più di quello, una volta sfruttati i mercati, ma dopo ci sarebbe il marketing. Per esempio, come si fa ad andare in America? Uno dice, chi è che non andrebbe in America, che è il mercato più importante del mondo, per dire, no? Però come si fa in America? Allora qui c'è un processo che abbiamo seguito e che altrimenti si fallisce. E come dire, come facciamo? Noi abbiamo tre quarti del mondo che ha le paghe a livelli di gran lunga inferiori. No? È facile dire vado là, prova ad andarci. Io ho avuto amici che hanno messo sulla fabbrica in Albania e si sono presi anche, sono stati bastonati a sangue. Ho un amico che mi telefonò l'altro giorno che ha un bel impianto e gli hanno detto che se si fa vedere lo ammazzano, per dire, no? Cioè, adesso qui ci sono i casi estremi, ma in mezzo ci sta tutto. Allora ci sono, ancora una volta, qui mi scuso con le signore, ci sono molti che io conosco che si sono trovati bene in Romania, per esempio, più che per le condizioni, il costo del lavoro, perché ci sono le ragazze abbastanza abbordabili, facilmente. Vero? Non lo so. Buone, come dicevamo noi. Posso aggiungere ancora una cosa? Prego. Visto che delocalizzano tutte le aziende, o parte delle aziende, o parte del materiale che poi viene appunto utilizzato in azienda, eccetera, come possiamo noi proporci, visto che siamo giovani e vorremmo arrivare lontano, credo che queste ditte in modo tale da farle lavorare? Il problema che io mi pongo e che mi pongo da molto tempo è quello di... io lo farei anche gratuitamente, era la proposta che facevo nella nostra organizzazione, no? Ma loro, per esempio, cioè loro hanno degli idee a proposito, cioè quello di fare del tutor angeli, come si chiama, angeli, cioè gli americani, gli anziani americani spesso, imprenditori veri, a 70-80 anni, c'è un'associazione volontaristica e vanno in India, in Cina, eccetera, a insegnare, nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, a insegnare queste cose qua. Secondo me, la gente come noi, la nostra organizzazione fatta di manager, che hanno avuto esperienze diverse, perché noi siamo, come dire, siamo molto suddivisi, no? Verticalmente, perché dal direttore generale in giù, ma anche funzionalmente, perché c'è quelli che hanno fatto le esperienze commerciali, produttive, amministrative, in più ci sono i settori che sono differenziati, cioè, e anche qua alcune considerazioni di fondo, cioè alle volte un operaio di un'industria meccanica di precisione vale magari qualcosa di più di un capo reparto di una falegnameria, cioè per dire proprio dal punto di vista tecnico, di competenza. Cioè, leggere, c'è gente che fa fatica a leggere, ci sono dirigenti che non hanno mai letto un libro e fa fatica a leggere, però quelli lì leggono anche un disegno tecnico. Vedete, presente cos'è un disegno tecnico, cioè anche un bullone, una cosa, no? Sì, tornando alla domanda, al di là della necessità di supportare i giovani che hanno idee proprio nella fase iniziale, senz'altro avere fin dall'inizio alcuni elementi chiave su cui non cespicare, credo che un giovane che voglia sia intraprendere sia contribuire all'intrapresa di qualcun altro, al di là del requisito fondamentale di porsi l'obiettivo di sviluppare una competenza,
specifica per il ruolo che proviene dai suoi studi piuttosto che dalle sue aspirazioni, e più ampia per quanto riguarda la necessità che deve conoscere comunque tutto quello che succede in azienda. Cioè, lo specialista che non conosce, non riesce a intuire quali sono le altre attività, è pericoloso qualche volta. Oltre a questo, dicevo, noi come paese, proprio per evitare delocalizzazione, eccetera, senz'altro dobbiamo puntare sull'innovazione. E mi dicevi proprio prima, mentre stavamo aspettando di iniziare, che secondo te il ruolo, e condivido perfettamente il ruolo del manager, del dirigente, comunque di chi in qualche modo ha la responsabilità dell'impresa, è quello di andare a pescare idee, pescare innovazione, come dicevi tu, digerirle e poi riuscire a trasferirle nella propria organizzazione, integrando la propria, a partire dalla business idea, poi fino al risultato. Ecco, ma più che la questione dello startup, io vedo proprio, cioè, l'assistenza per lo sviluppo delle aziende esistenti, perché diventino grandi. Perché c'è, prendo un problema che è stato affrontato molto bene alla Bocconi, per esempio alla SDA Bocconi, la successione familiare in azienda pone dei problemi incredibili. E qui potrei raccontare un altro episodio, no? Una volta ho provato a farlo, c'era un grosso industriale dell'Umbria che si era ritirato, aveva lasciato due figli, lui si era ritirato, aveva messo su una stupenda azienda agricola, faceva del vino strepitoso, e il primo anno hanno perso 600 milioni, poi 3 miliardi, allora lui è ritornato in azienda. E siccome ci conoscevamo, io allora lavoravo, allora ho detto io vengo al venerdì sera, perché io non ho mai lavorato il sabato, neanche la domenica, però è una caratteristica molto importante. per vivere bene. Allora ci mettiamo intorno a un tavolo con i tuoi figli, che non si parlavano più, perché io quando sono arrivato la prima volta, stavamo parlando, scesi dalla macchina, dall'automobile, e arriva uno dei figli e dice: dove vai? E vado a Milano, sto, porco bene, cioè, probabilmente da una volta, la prima volta perché in ritardo, la seconda volta perché non andavano d'accordo i fratelli, perché uno era bocconiano e quell'altro un po' meno, e quindi c'erano problemi di quel tipo lì. Allora esaminiamo le funzioni, e allora io lo conoscerei teoricamente 134, ma l'abbiamo scelto insieme, cioè parliamo produzione, marketing, mercato, cliente. Vengo qui, prendiamo un capitolo alla volta, esaminiamo, io vi do l'input perché mi procuriate i documenti, facciamo una diagnostica insieme e decidiamo insieme che cosa fare per la prossima settimana. Siamo andati avanti in una maniera bellissima. Una sera arrivo e mi dice: trovami un direttore di produzione. Dico: guarda che io ce l'avrei subito pensato, però prova a pensare che se io prendo uno di Vicenza o di Padova o di Milano e lo porto qui, quali problemi lui avrà, può avere con la famiglia, bambini che vanno a scuola e così via, e quali problemi, quali reazioni provocherai, cioè lo saboteranno, eccetera. Sì, però qua no, mi dico: guarda, magari tu ce l'hai una persona che magari mettiamo un po' di condimento, cioè gli facciamo un po' di... Sì, ce l'ho, però quello lì... Allora, e siamo andati avanti, anche quella volta ha detto: la fabbrica è mia, l'azienda l'ho fatta io, ecco. Cioè, vuol dire, anche queste difficoltà ci... Però ecco, il ruolo nostro sarebbe estremamente determinante, lavorando di... Cioè, faccio un altro esempio banale, però, no? Quando se uno ha un'osteria, e che va benissimo, allora gli viene la tentazione di metterne su anche un'altra, no? E va male tutte e due, bisogna cambiare, bisogna che cambi, cioè cambi. Allora lui deve mettere uno qui e uno qui, e lui non è più l'oste, ma è il capo di due, è un ruolo completamente diverso, anche capire il ruolo che compete nella gerarchia. Se no facciamo il discorso il principio di Peter, no? Quello che dice che nel tempo ognuno arriva al proprio livello di incompetenza, per cui tutti sono, quelli che comandano sono tutti incompetenti, che è abbastanza vero. Perché non è detto che un bravo operaio possa essere un bravo capo reparto, e non è detto che un bravo capo reparto possa essere un bravo direttore di produzione, e un bravo direttore di produzione. Allora anche lì, quando parliamo delle carriere,
bisognerebbe stare molto attenti, magari sacrificando qualcosa, fare dei passi laterali. Cioè uno dice, io sono il direttore di produzione, capo della programmazione, però mi piacerebbe fare un'esperienza, anche, ma non dico rimettendoci, ma anche senza avere degli avanzamenti di stipendio all'inizio, no? E perché impara le cose. Cioè uno dei segreti, credo che mi abbiano aiutato molto, sono il fatto di avere sempre fatto caso a quello che succedeva nell'ufficio di là, che non mi competeva, però come fai a vivere in un'azienda senza sapere conoscere le problematiche del prodotto? Piano piano, cioè si acquisiscono parlando con i colleghi e così via. Quindi suggerisci, con una metafora degli scacchi, di usare la mossa del cavallo, cioè sì. Anche uno spostamento laterale per poi avanzare. Sì, quando, diciamo, riepilogando un momentino, i giovani, prima un'esperienza all'estero, come dicevamo prima, nell'ambiente anglosassone in modo particolare, ma anche la Germania non è da buttare via. E secondo, poi questo tentare di diversificare le proprie funzioni anche a livello relativamente basso, cioè chiedendo, cioè per esempio, ecco, torniamo al discorso dell'inglese, no? Se no invece di insegnare, che non impara nessuno, mai, non c'è nessuno, e lo dicessimo, cioè, la banca o dice ai funzionari, cioè, siccome noi stiamo inventando qualcosa, un piccolo nuovo, chi impara l'inglese, supera dei test, eccetera, avrà questo posto, ma neanche l'avanzamento. Allora quello lì in 50, abbiamo, forse anche meno, può imparare l'inglese. Mentre a scuola non imparerà, secondo me, è difficile. Cioè anche la motivazione. Altro concetto fondamentale, abbiamo detto prima, l'organizzazione o la tensione evolutiva permanente anche dell'organizzazione, ma anche la formazione e l'autoformazione permanente. Formazione permanente vuol dire leggere i giornali, le riviste, viaggiare, andare a vedere le fabbriche, le aziende, sentire, partecipare nelle associazioni di categoria. Cioè un artigiano ha la possibilità di confrontare l'operatività della CNA piuttosto che degli altri, eccetera. Quindi voglio dire, poi leggere i giornali, poi essere interessati, ma in una maniera non per incattivirsi, perché poi quello, porca, no, proprio sapendo che questa è la cosa che può giovare. E questo, se ho ben capito, vale anche per l'impresa. Cioè, così come noi ormai dobbiamo essere in grado costantemente di aggiornarci, eccetera, deve farlo anche l'impresa. È come se fosse sempre in startup. Sempre. Deve innovare, quindi ricominciare. Sì, noi abbiamo fatto magari delle grosse operazioni, no? Tempi e metodi, corti di questo e quello, e poi tutto si è fermato. Invece è una tensione permanente. Abbiamo creato degli squilibri spaventosi. Cioè, per esempio, mi ricordo che si risparmiava, si metteva a cotimo o incentivo un reparto, e allora molte meno persone facevano lavori prima, allora si spostavano. Alla fine si sono trovati di magazzino, dove poi mi ricordo che a Salerno io ho trovato un magazzino con 60 persone e li abbiamo ridotto a 6, ma quella è stata una vera e propria guerra. Guerra vera, perché di notte andavano, di notte si spostavano le scrivanie, perché avevano tutti la scrivania. Ecco, tornando al discorso della flessibilità, voi pensate, quando io ho una scrivania, un telefono e magari anche un computer, quante cose posso fare? Posso fare l'architetto, l'avvocato, cioè tutta la, il Presidente della Repubblica, tutti, cioè un tavolo per scrivere, un telefono, si può accedere a 1,5 miliardi di professioni. E questa è la flessibilità, no? Il fatto che l'operaio deve assoggettarsi a qualsiasi posizione, sia sul piano retributivo che sul piano anche delle funzioni, no? Perché quando, tornando sempre alla flessibilità dell'azienda, allora uno dice sì, però io sto facendo questa cosa e non ho le macchine per fare quest'altra cosa. Provvediamo, troviamo un finanziamento corretto per acquistare le macchine. Ma io ho le macchine, le ho acquistate, però le persone non sono. Allora facciamo la formazione, l'addestramento, la formazione. E spendiamo miliardi, abbiamo 750 organizzazioni per la formazione. E metà, tre quarti sono inconcludenti, nel senso che inventano
non so, basta a leggere anche a volte su quello che facciamo, il corso di questo, il corso di quello. Io ho un mio fratello che è pensionato, che era l'Enel, e si è messo a fare quella cosa lì, e io sono andato a trovarlo un giorno a scuola. Allora era in aula da solo, e gli studenti, che erano pagati, anche quelli poco ma pagati, diciamo, stavano giocando a pallone nel cortile, è andato a chiamarli, l'hanno preso a sassate. Cioè, vuol dire, questi sono i paradossi, no? Però vanno fatte certe cose. Secondo me il ruolo nostro, parlo qui adesso, sarebbe importante, cioè è importante collaborare in termini semi volontaristici, ma anche semi volontaristici. Cioè, poi eventualmente, quando c'è il grasso che cola, si potrebbe anche partecipare, eventualmente. Senti, vorrei fare un'ultima domanda, se non ce ne sono altre. Ti saresti mai immaginato che l'Italia arrivasse a questo stato di cose? Certo. Mi riferisco alla situazione... Sì, era inevitabile. Quando uno vive tutta la vita vedendo compiere giorno per giorno sbagli, cioè le scelte invece di quella giusta, una volta sbagliata, l'altra volta anche, l'altra volta ancora, l'altra volta pure, è chiaro che, cioè voglio dire, io parlo... andiamo in un'azienda qualsiasi, prendiamo chiunque abbia lavorato in azienda, che racconti cosa ha visto distorto o di poco giusto, e viene fuori un volume enorme, no? Ecco, allora, alle volte è presunzione, cioè si presume, sono le apparenze, eccetera, no? Ma molto spesso c'è sostanza. Allora io parlo per me, io credo che ho visto troppe cose sbagliate, ma sbagliate proprio a livello di azienda, o comunque rese difficili proprio da questa resistenza al cambiamento. Se il cambiamento è l'essenza del management, è l'essenza e formazione personale, rispettiamo, basta questo. Allora, quello che sto facendo, quello che faccio, che ho fatto ieri sera, oggi e domani, è coerente con questi, chiamiamoli, perni, principi? Sì o no? È tutto lì. Allora, e altrimenti si pagano le conseguenze, perché poi, è come dire, l'economia purtroppo ha delle leggi, sono delle leggi, e qualche volta vengono strumentalizzate o spacciate per buone quelle cattive, ma alcuni principi fondamentali, domanda, offerta, eccetera, basta leggere Adam Smith e uno capisce, che poi Adam Smith è molto bello anche perché spiega che come nasce l'industria attraverso la intercambiabilità dei pezzi, la divisione dei compiti, quella roba lì, che è bellissimo. Ma usciremo da questa crisi? Sicuramente, però sicuramente non c'è alternativa, no? Voglio dire, allora, però è pericoloso perché ci siamo adagiati troppo. Probabilmente la maggioranza degli italiani hanno perso la cognizione di quello che sono. Cioè, parlo per la mia generazione, noi abbiamo visto il passato e abbiamo la coscienza molto precisa di chi ha fatto. Io che non ho mai lavorato sul serio, mai impegnato sul serio, dico sempre, invece mi hanno fatto capire che invece noi abbiamo lavorato in modo particolare, molto, molto, con molta intelligenza, soprattutto per esempio il Friuli. A parte che Friuli è stato schimolato magari dalla catastrofe del terremoto, però la gente ha fatto le cose, le ha fatte trovandosi, io li prendo un po' in giro, non so, faccio un po' come sgrindole, sapete che sgrindole dice cosa dicono i triestini, che per, non occorre mica ammazzare i furlani, basta dargli un piccone, un basilico e si ammazzano da soli. E l'altro giorno ha aggiunto quell'altra, no? Che c'è stata una grossa rapina, quelli del mattone, a una gioielleria di Trieste, e hanno spaccato la vetrina col mattone. Chi hanno preso? E Fulan, perché è andato a recuperare il mattone. Ok, no, io avrei esaurito, penso anche... Sì. Tu non hai bevuto neanche un goccio d'acqua, no? No, beh, l'acqua non la bevo io. L'acqua è dannosa, l'ho fatto anche a Genova. Ok, grazie di essere stati qua con noi.